benvenuti. Oggi è martedì 9 aprile 2024. Il sole sorge alle 5.34 e tramonta alle 18.29. La luna sorge alle 5.49 e cala alle 19.38. Oggi si celebra San Demetrio. Il nome Demetrio ha origini greche e deriva da Demetrios, che significa appartenente a Demetra, la dea greca dell'agricoltura, del raccolto e della fertilità. Il 9 aprile si celebra la Giornata Mondiale dell'Unicorno, un simbolo di purezza e magia che negli ultimi anni è diventato popolare anche sui social. Questa creatura mitica, conosciuta sin dalle antiche culture sumere, indiane e cinesi per i suoi poteri speciali, è vista anche dal cristianesimo come emblema di purezza e innocenza. Carlo Calenda compie 51 anni. Figura poliedrica della politica e del business italiano, ha attraversato diversi ambiti professionali prima di affermarsi nel panorama politico nazionale. Dalle sue prime esperienze come attore bambino alla gestione delle relazioni istituzionali per la Ferrari fino ai ruoli di leadership in aziende prestigiose e infine la sua ascesa politica che lo ha visto ricoprire incarichi di rilievo a livello governativo. Fondatore di Azione, ha anche tentato di diventare il sindaco di Roma. Giovanni Allevi, pianista e compositore, festeggia 55 anni. Si è formato in pianoforte e composizione, servendo anche l'esercito italiano come pianista. Nonostante una diagnosi di mieloma multiplo nel 2022 e la perdita della sorella, ha continuato a comporre e recentemente è tornato a esibirsi, come dimostrato dal suo ritorno sul palco del Festival di Sanremo 2024. Patti Pravo, icona della musica italiana, compie 76 anni. La sua carriera, costellata di successi, l'ha vista reinventarsi costantemente. Ha esplorato vari stili musicali e ottenuto grandi successi con canzoni come La Bambola e Pazza Idea. Ha partecipato 10 volte al Festival di Sanremo, vincendo 4 volte il premio della critica. Il 9 aprile 2003 si verifica uno dei simboli più potenti della caduta del regime di Saddam Hussein in Iraq, ovvero la distruzione della sua statua a Baghdad. Questo gesto, ampiamente trasmesso dai media di tutto il mondo, è diventato un'icona del cambio di potere nel paese e ha segnato l'inizio di un nuovo, seppur controverso, capitolo nella storia dell'Iraq. Sapevate che la caffeina si trova in quantità diverse a seconda della bevanda scelta? Mentre una tazzina di espresso contiene circa 80 mg di caffeina, per raggiungere lo stesso livello con il tè occorrerebbe berne molto di più, soprattutto se si opta per il tè verde, che ne contiene la metà rispetto al tradizionale. Buongiorno ai 12, ancora oggi è Venere e Luna che stupiscono lo zodiaco. Le signore dello zodiaco cosa dicono? Vediamo un po'. Ariete, Venere è intrigata nei dialoghi un po' misteriosi con Plutone, parla di passione, di un amore lontano o di un amore vagheggiato, sta per diventare concreto e vicino, tenetevi pronti. Toro, la situazione oggi sembra un pochino più confusa, sarà la luna però in serata a entrare nei vostri gradi e a chiarirvi le idee. Probabilmente non credete che sia possibile che arrivi una comunicazione così sblocchi qualcosa di importante e invece in serata o entro domani mattina avrete le risposte che cercate. Gemelli, la vostra giornata oggi è sorprendentemente emotiva proprio perché la Luna tocca Mercurio, che seppur è fermo comunque vi rimanda, essendo il vostro pianeta, tutta una serie di emozioni e di sensazioni, a volte positive, a volte contrastanti. Abbracciatele, cercate di guardare dentro voi stessi, Venere comunque dalla vostra parte, siete amati, non abbiatene dubbi. Cancro, la giornata di oggi è un po' un affollamento planetario su una luna che tenta di stimolare un dialogo che probabilmente non riesce a ottenere in amore. Non vi preoccupate, la vostra dea sta operando proprio per farvi sondare quali sono le strade da non sondare e da non percorrere.
Entro i prossimi giorni avrete le risposte che desiderate. Leone, ancora una Luna e Venere di supporto che vi inteneriscono, vi addolciscono, che vi mettono nelle condizioni di essere più gattoni che non proprio leoni feroci. Cercate quindi di sfruttare bene questo periodo zodiacale per riaggiustare alcuni rapporti con il partner in famiglia e soprattutto per curare un po' di più gli amici. Vergine, la giornata di oggi è una giornata che ancora vi chiede molto. Saturno e Marte sono proprio impietosi col vostro tempo nel chiedervi di più e ancora di più. Ma Giove e Urano possono farvi intravedere una possibilità lontano da casa o dal luogo in cui operate. È molto probabile che qualche possibilità di azione possa concretarsi in un po' più in là. Estero o lontano, queste sono le possibilità che le stelle prevedono per voi oggi. Bilancia, Venere, sempre nettuniana, trasognata e trasognante, in Ariete, seppure in opposizione, vi dà delle tensioni molto forti. È come se vagheggiaste un amore lontano o perduto. Ma niente paura, tutto questo darà un segnale quanto prima e l'attesa si trasformerà invece in una dolcissima condizione amatoria. Scorpione. La giornata di oggi è una giornata tutta tesa e protesa all'azione, proprio perché vi sentite di sgambettare, un po' più disillusi, visto che la passione c'è, ma immaginare il lettio affettivo oggi vi viene un pochettino più complicato, o forse non vi interessa proprio. Oggi è un momento ideale per parlare con i vostri capi e fare presente che forse c'è qualcosa che non va, quindi coraggio a testa alta. Sagittario, una giornata oggi che prevede una forte tensione di Marte e Mercurio che vi danno ancora un po' di noia. Venere però può addolcire tutto e probabilmente se chiederete gentilmente intorno a ciò che vi preoccupa e vi angustia, qualcuno di affettivamente a voi molto vicino vi aiuterà. Vi ricordo anche che Sole e Luna sono ancora dalla vostra parte e anche se fermo anche Mercurio, quindi oggi è un'ottima condizione per vedere voi stessi e per fare un punto della situazione. Capricorno. Le quadrature con l'Ariete si fanno sentire, ancora qualche piccolo dubbio in serata sparirà. Venere, più che altro, ancora non la comprendete. Il suo regime di quadratura vi obbliga un pochettino a dare di più, forse proprio perché siete un treno in corsa e siete travolgenti, affascinanti e carismatici, a volte non vi rendete conto che semplicemente il partner ha bisogno di un po' d'attenzione. Acquario, a proposito di attenzione, oggi l'attenzione sarà tutta puntata su di voi, proprio perché state lasciando di stucco tutta una serie di cose e persone con i vostri prodotti e la vostra ala. In più siete anche ispirati da sentimenti nuovi, sentimenti che vi attraversano in maniera positiva e di cui avete fatto tesoro. Pesci, la giornata di oggi è una giornata con un Saturno e un Marte che vogliono dettare proprio legge, un pesce inedito che vuole assolutamente fare le sue regole, mantenere stoicamente e fortemente una posizione sulla quale non intende scendere a compromessi. Bravi, continuate così. Il 9 aprile 1959 la NASA presentò al pubblico i suoi primi sette astronauti, noti come il Mercury 7. Questo gruppo di piloti militari selezionati per il programma Mercury avrebbero avuto il compito di diventare i primi americani nello spazio, segnando l'inizio dell'era spaziale. Oggi esploriamo l'espressione fare il buono e il cattivo tempo. Questo modo di dire significa avere il potere di influenzare le decisioni di altri, spesso grazie alla propria autorità o posizione di forza. L'origine di questa espressione affonda le radici nella mitologia. Zeus per i greci, Giove per i romani, il dio che regnava sull'Olimpo, aveva il potere di scatenare tempeste con un semplice lancio dei suoi fulmini. Come fare per recuperare tutti gli episodi di Almanacco che avete perso? Nessun problema, ci trovate on demand su YouTube, sul canale Sicilia Play. Charles Baudelaire, poeta dal talento immenso e dalla vita travagliata, ha incarnato l'essenza del poeta maledetto, trasformando le sue sofferenze e passioni in arte. Orfano di padre e in giovane età e in conflitto con la figura paterna, ha cercato rifugio e ispirazione nell'amore.
nella letteratura e nei vizi, trovando infine nella poesia la vera espressione di sé. La sua esistenza, segnata da amori tormentati, viaggi esotici e sfide personali, si è riflessa nelle sue opere, rendendolo uno dei maestri indiscussi del simbolismo. Ci salutiamo con la frase del giorno. Ognuno lascia la sua impronta nel luogo che sente appartenergli di più. E questo luogo io sento che mi appartiene particolarmente. E quindi quasi quasi domani vi preparo un'altra bella puntata. Per il momento, buona giornata.